$140,000. La somma di $140,000 raccolta all'annuale gala organizzato dal Community Living Mississauga darà la possibilità ai ragazzi con disabilità mentali di partecipare ai vari programmi dei campi estivi offerti dall'organizzazione nell'area di Mississauga. All'annuale gala raccolta fondi sono stati onorati i developer Citizen, Dominus e Fernbrook Homes, le tre società che hanno realizzato il complesso a 5 torri che è diventato l'icona del cuore di Mississauga, città di 700.000 abitanti, parte della Greater Toronto. Ralph Chiodo di Active Green & Ross era stato premiato lo scorso anno. Questa sera siamo a Mississauga, alla Mississauga Convention Center, il centro dei convention di Mississauga, dove siamo oltre 500 persone. Siamo qui per raccogliere fondi per un'organizzazione che si chiama Mississauga Community Living ed è un'organizzazione che aiuta i giovani maschi e donne con alcune disabilità. Allora questa sera onoriamo due torri che sono costruite qui a Mississauga, nella zona vicino al municipio di Mississauga, e sono due torri che hanno il simbolo che rassomigliano, anzi le chiamano le Marilyn Monroe Towers, le torri con il fisico di Marilyn Monroe. E io e la mia famiglia, la nostra società, siamo sponsors. L'anno scorso hanno onorato a me personalmente, abbiamo raccolto bei soldi per questa organizzazione e quest'anno hanno appena annunciato che abbiamo guadagnato o raccolto circa $150,000. Una bellissima serata, una bellissima raccolta fondi per questi giovani che gli occorre aiuto qui nella nostra comunità. Tra le personalità presenti all'evento, l'onorevole Giulio Infantino, ministro dello sviluppo internazionale, il quale ha lodato l'opera di Mississauga Community Center, che riflette lo spirito di altruismo e sensibilità verso i più deboli, tipico del popolo canadese. Come si vede, la generosità del Canada, della gente, di noi tutti veramente, a livello della comunità, è sempre un grande esempio. Ma senz'altro nella sede con la cooperazione internazionale, il Canada porta una grande voce anche alle comunità, alla gente più impoverite, le persone che nelle nazioni, le povere nazioni stanno soffrendo per tante ragioni. Quindi il Canada dà un grande aiuto a livello della medicina, per i bambini, per il mangiare, quindi sono tante cose che la generosità di noi canadesi, sia a casa che a livello internazionale, è un grande esempio di umanità. Un esercizio di grande carattere che si dimostra ogni giorno nei compiti che si sta lavorando noi. Parte della somma è stata raccolta con l'asta diretta da Sam Ciccolini e dal ministro Fantino, entrambi parte dell'esecutivo dell'organizzazione. Community Living Mississauga assiste oltre 1.800 giovani con disabilità mentali, offrendo programmi nei campi estivi, accesso al sistema scolastico e opportunità di impiego. Secondo le statistiche, quasi 1 milione di canadesi sono affetti da disabilità mentale. Enzo Di Mauro, italnews.ca.